L'Africa ha versato sangue per liberare la Francia, 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 Francia. Nuova forma di schiavitù, 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 schiavitù,
nuova forma di schiavitù. Certo che oggi viviamo in un mondo un po' particolare, eh. Quello che è chiaro è che c'è un'elite che sta sottomettendo tutti i popoli attraverso il sistema economico-finanziario. Tutti cercano di occupare il territorio africano perché sanno che è il serbatoio delle materie prime e delle materie strategiche. I cinesi non hanno mai colonizzato gli africani. I cinesi sono in Africa per fare affari. Siamo in un sistema predatorio. L'Africa è un campo di concentramento a scala continentale. So di sicuro che gli americani anche loro fanno il loro gioco in Africa. Nuova forma di schiavitù. Anche l'oligarchia italiana vuole la sua parte della torta. Vogliono l'Africa senza gli africani. Nuova forma di schiavitù. O cerchiamo di fare qualcosa, o qui ci sarà uno scontro tra poveri. Perché i poveri italiani, massacrati dal sistema, se la prenderanno con i poveri africani. Ogni popolo ha il diritto di vivere in pace e in dignità sulla sua terra. Sotto scarco, fare il gioco delle tre carte, fingere di cambiare senza cambiare nulla. Una elite transnazionale. L'unico problema per fermare l'immigrazione è liberare l'Africa. Finché l'Africa non sarà libera, nessuno fermerà l'immigrazione. È proprio il paradigma nel quale viviamo che deve cambiare. Sarà un lungo processo.